L'introduzione del Panoptix LiveScope della Garmin ha rivoluzionato il mondo degli ecoscandagli moderni. Da diversi anni si utilizzano con grandissimi risultati sulle imbarcazioni e recentemente sta prepotentemente entrando nel mondo del kayak fishing. La sua installazione tuttavia necessita di alcuni accorgimenti, quindi vi faccio vedere in questo breve video come ho montato il Panoptix LiveScope Plus e l'Ecomap Ultra 102 SV sul mio Hobie Outback. Andiamo! Iniziamo dalla parte più facile, che è il collegamento e l'installazione dell'Ecomap 102 SV. L'ho collegato all'H-Rail del mio Hobie con uno sgancio rapido della Rail Blaza dotato di snodo e di rotazione. Soluzione che non mi soddisfa al 100% in quanto, come vedete, è molto ballerino, anche perché il peso del nostro 10 pollici è elevato, che andiamo oltre il chilo. Per quello che riguarda i cavi, l'alimentazione e la sonda, li ho fatti passare all'interno del passacavi dell'Hobie. Batteria dell'alimentazione all'interno del pozzetto, con una Power Max da 25 A. Mentre la sonda l'ho posizionata sul fondo. Purtroppo il mio Hobie è vecchio, quindi non è dotato delle Hobie Guardian. La sonda purtroppo è molto lunga e ho dovuto metterla all'esterno, ma l'ho protetta con una cover della Berley Pro. Passiamo ora alla parte più complicata, che è l'installazione della sonda LVS34. Io ho preferito fare un sistema asportabile totalmente per evitare di tenere cavi e tubi fissi sempre sul kayak anche durante il trasporto, quindi ho messo la centralina GLS10 all'interno di questo zainetto, come potete vedere, eccola qui, tutto il cablaggio è qua dentro e anche la sua alimentazione, una Power Max da 25 A, e questo è un interruttore che ho inserito io per accendere la centralina. Da questo zaino esce una guaina da elettricista per proteggere i cavi elettrici, che mi porta alla sonda e il cavo che dalla centralina va al nostro ecoscandaglio. Dopodiché abbiamo collegato il nostro braccio dove è collegata la sonda e per questo abbiamo scelto un sistema a sgancio rapido dotato di sfera RAM da 1 pollice, il suo braccio e un'altra base con sfera da 1 pollice che è collegata a questo blocco che ho disegnato io, realizzato con la stampante 3D, che mi tiene in asse ovviamente l'albero della sonda. La manopola superiore, sempre realizzata da me con stampante 3D, è dotata anche di bolla per tenere in asse la sonda durante la pesca e di freccia che mi indica la direzione del LiveScope, che è molto utile quando utilizziamo la funzione avanti per capire dove stiamo indicando. Con un semplice tubo in PVC da acquari abbiamo realizzato il nostro braccio e in fondo abbiamo la nostra sonda LVS34, questo è l'aggancio anche per la versione Perspective, che va a completare il tutto. Quindi abbiamo una soluzione molto pulita, veloce e asportabile del nostro sistema LiveScope. Come vi dicevo, il sistema è asportabile, quindi ecco qui lo zainetto che contiene batteria, la GLS10, ovvero la black box, il braccio con la sonda, qua l'abbiamo protetta con una cover in EVA, e come potete vedere il tutto è molto semplice da trasportare e portare via con noi